Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per chiederti, coi sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 103, 2 maggio 1905. Continuando un po' più del solito le mie sofferenze, il mio buon Gesù nel venire mi ha detto: Figlia mia, il patire contiene tre sorti di risurrezione. Cioè, il patire fa risorgere l'anima alla grazia. Secondo, inoltrandosi il patire vi riunisce le virtù e l'anima risorge alla santità. Terzo, continuando il patire perfeziona le virtù, le abbellisce di splendore, formandovi una bella corona. E coronata l'anima, vi risorge alla gloria in terra e alla gloria in cielo. Detto ciò, è scomparso. Capitolo 104, 5 maggio 1905. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù, pareva che da dentro il suo interno uscisse un'altra immagine tutta simile a sé, solo più piccola. Io sono restata meravigliata nel vedere ciò e lui mi ha detto: Figlia mia, tutto ciò che può uscire da dentro una persona si chiama parto. E questo parto diventa figlio di chi lo partorisce. Ora, questa mia figlia è la grazia, che uscendo da me si comunica a tutte le anime che la vogliono ricevere e le trasmuta in tanti altri miei figli. Non solo, ma tutto ciò che può uscire di bene e di virtù da questi secondi figli diventa figlio della grazia.
Vedi un po' che lunga generazione di figli si forma la grazia, solo che la ricevono, ma quanti la respingono? E la mia figlia se ne ritorna al mio seno, sola e senza prole. Mentre ciò diceva, quella immagine si è rinchiusa dentro di me, riempiendomi tutta di me stesso, di se stessa. Capitolo 105, 9 maggio 1905. Continuando il mio solito stato, mi pareva che il mio adorabile Gesù usciva da dentro il mio interno e con una dolce ed affabile voce diceva: «E perché, figlia mia, tutto ciò che deve fare la morte alla natura non può farlo anticipatamente l'anima unita alla grazia?» Cioè farla morire anticipatamente per amore di Dio a tutto ciò che dovrà morire. Ma questa beata morte giungono a farla solamente coloro che fanno continuo soggiorno con la mia grazia. Perché vivendo con Dio riesce loro più facile morire a tutto ciò che è caduco. E l'anima, vivendo a Dio e morendo a tutto il resto, la stessa natura viene ad anticipare i privilegi che la devono arricchire nella risurrezione. Cioè si sentirà spiritualizzata, deificata e incorruttibile. Oltre a tutti i beni che parteciperà l'anima, sentendosi partecipe di tutti i privilegi della vita divina. Oltre a di ciò, la distinzione della gloria che avranno in cielo queste anime saranno tanto diverse dalle altre quanto è distinto il cielo dalla terra. Detto ciò, è scomparso. Abbiamo la grazia al centro della meditazione di oggi. La grazia è un po' il minimo comune denominatore che accompagna tutti e tre i capitoli che abbiamo letto e che ci apprestiamo a meditare, ovviamente con alcune sfaccettature specifiche e distinte in ciascuno di essi. Il primo, nella sua brevità, è veramente spettacolare perché fa comprendere la differente forza, efficacia, io oserei dire produttività del patire, cioè della croce, a seconda della situazione in cui la croce è ricevuta. Gesù dice: il patire fa risorgere l'anima alla grazia. Che significa? Significa che anzitutto ci sono alcune croci che Gesù manda a chi? A chi vive nel peccato. E a chi vive nel peccato, l'obiettivo della croce, il fine della croce, è provocargli la conversione. Il patire fa risorgere l'anima alla grazia. Certo, tutti questi effetti il patire li produce, e purché non trovi ostacolo da parte della creatura, quantomeno trovi un minimo di rassegnazione, no? Ecco. Tutte le sofferenze che soffrono i peccatori cosiddetti sono sintetizzate da quello che leggiamo nella lettera agli ebrei. È per la vostra correzione che voi soffrite. Non esiste, possiamo dire, in questo mondo sofferenza e croce che soffrono le persone lontane da Dio e che non conoscono il suo amore, che almeno nella mente di Dio non abbia come fine in questa vita quella di provocarne la conversione, cioè di far risorgere l'anima alla grazia. Di questo dobbiamo esserne certissimi. Seconda possibilità. Un'anima che sta, come dire, già in grazia, quindi che ha già lasciato il peccato grave, che fa una buona vita cristiana. Allora, la croce che riceve in questo periodo a che serve? Dice Gesù: inoltrandosi il patire, vi riunisce le virtù e l'anima risorge alla santità. Quindi, da un buon cristiano, le sofferenze che riceve in questo stato sono una spinta dall'alto di introdursi nel cammino della santità. Noi sappiamo che c'è differenza
tra un fedele comune, viva Dio, magari tutti gli abitanti del mondo fossero fedeli comuni, camperemo molto meglio, e però invece una persona che si addentra nel santo viaggio verso la santità. Ecco, le croci ricevute in questo secondo stato, dice Gesù, servono a muoverti verso la santità. E poi ci stanno quelli che già camminano verso la santità, e anche questi ricevono le croci, dice Gesù, il terzo. In questo caso il patire perfeziona le virtù e le abbellisce di splendore. Quindi possiamo semplicemente dire che porta all'eroismo nelle virtù. E l'anima risorge alla gloria, attenzione, non solo in cielo, ma anche in terra, coronata. Cioè, come si dice nella Sacra Scrittura, per entrare nel regno di Dio occorre attraversare attraverso molte tribolazioni. Queste tribolazioni sono corona non soltanto per il cielo, ma anche per la terra. Sappiamo che questo significa che delle volte il Signore permette anche che i suoi servi, molto tribolati, molto angustiati, ecco, in qualche modo siano a un certo punto, dopo il travaglio di tutte quante queste tribolazioni, che sono appunto la loro corona, è riconosciuti per quello che erano. Nel secondo capitolo abbiamo visto, ti immagino molto bella, uscire da Gesù un'immagine tutta simile a sé, ma più piccola. Questo ci fa anche comprendere quel passo del Vangelo quando Gesù dice: chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella, attenzione, e madre. Allora Gesù spiega: tutto ciò che può uscire da dentro una persona si chiama parto, e questo parto diventa figlio di chi lo partorisce. Qual è il parto di Gesù? Cioè, cosa è venuto a fare Gesù sulla terra? A compiere la redenzione. E la redenzione che significa? Significa la risurrezione dell'anima alla grazia, come abbiamo visto, cioè il perdono dei peccati, e l'infusione della grazia santificante. E questa grazia sgorga direttamente, fuoriesce direttamente da Gesù, e appunto si può chiamare, lui spiega, figlio di chi la partorisce, quindi mio figlio. Cosa fa questa grazia? Uscita da lui, si comunica a tutte le anime che la vogliono ricevere, cioè Gesù non ha pregiudizi, non ha preclusioni nei confronti di nessuno. Come spiega però quanti la respingono? Io già altre volte ho avuto modo di esternare, come dire, il mio punto di vista nella diatriba che so che coinvolto insomma anche la redazione del nuovo Missale, su che cosa mettere nella formula della consacrazione. Il sangue di Gesù è versato per tutti o per molti? Il testo latino dice pro multis, la versione italiana dice per tutti. Basta accompagnare da una glossa entrambe le redizioni, no? Perché se dico che è versato per molti, questo non mi faccia venire in mente che Gesù non l'ha versato per tutti, quindi che ci sia qualche esclusione a priori, perché il sangue di Gesù è versato per tutti da parte sua. Non ci sono preclusioni a priori, evidentemente. La redenzione è universale, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Il problema è che, come spiega Gesù al termine anche di questo capitolo, quanti la respingono la grazia? E la sua figlia se ne ritorna al mio seno senza parole. Ecco, quindi purtroppo è effettivamente versato per molti perché non tutti lo accolgono. Questo può essere importante per evitare che si ingeneri quella brutta e falsa opinione
alla fine vanno tutti in paradiso. Ecco, che nel senso che il nostro Signore dice: vabbè, abbiamo scherzato, buoni o cattivi, vi porto tutti in paradiso anche contro la vostra volontà. Questo chiaramente non è vero, non sarà mai vero, e non si può per nessun motivo né pensare né sperare, perché così non è. Comunque, tornando alla grazia, cosa fa? Coloro che l'accolgono li trasmuta in tanti altri miei figli, perché la rende simile a sé, li rende simile a sé. E non solo, tutto ciò che può uscire di bene, addirittura da questi secondi figli, tutto ciò che esce, diventa a sua volta ancora figlio della grazia. Ecco perché è per me madre. Perché le opere buone, prodotte, partorite da un cristiano che vive in grazia, sono delle tante piccole grazie in miniature, cioè sono delle tante piccole Gesù in miniature, e a loro volta diventano alimento per le altre persone, capite? Perché, ecco perché è così importante oggi la festa di San Francesco d'Assisi, la testimonianza di una vita santa, perché la vita santa è, oltre a tutte le altre cose, una generazione continua di grazia intorno a noi. E è vero che le persone possono chiudersi, possono travisare, possono addirittura criticarci per il fatto che facciamo qualcosa di buono o fare tutto quello che vogliono, ma qualcuno inevitabilmente resterà toccato. Se vede la santità della nostra vita e soprattutto delle nostre opere, qualcuno si converte, questo è sicuro. Ecco perché San Francesco, per questo che l'ho citato, amava dire ai suoi frati: predicate prima con la vita e poi con la parola. Anche perché non sempre si può predicare con la parola, non sempre si può parlare in maniera esplicita, specialmente a chi non è ben disposto di Gesù, ma la predica muta della vita santa non solo che si può, ma si deve fare sempre e a tutti. Ecco quindi la bellezza di questo paragrafo, e anche il dolore di Gesù, no? Perché per quelli che respingono la grazia, e attenzione, che lunga generazione di figli si forma la grazia, solo che la ricevano, lunga generazione, e lunga anche progenie, perché poi io ricevo la grazia, qualcuno dalle mie opere si converte, quindi riceve la grazia, poi qualcun altro ancora dalle opere di questo che si è convertito si converte, riceve la grazia, quindi si innesca una catena potenzialmente infinita, no? Ed è così che il cristianesimo si propaga. Ecco, non sempre e non solo, ecco, e a forza di prediche, per carità. La predicazione è una cosa importantissima, deve essere ben curata e ben fatta, tant'è vero che i frati non predicavano solo con la vita, ma una delle motivazioni per cui San Francesco fondò l'ordine dei mendicanti fu proprio il portare il Vangelo nelle città, no? In quel mutato contesto socio-economico che era appunto il Medioevo del 1200, dove c'era proprio la rivoluzione, no? Quindi la nascita della borghesia. E il passaggio della vita reale delle persone dalla campagna alla città, quindi dal sistema feudale a un nuovo sistema culturale oltre che politico, no? Che è quello appunto dei comuni. E lo Spirito Santo ispirò a San Francesco questo perché bisognava portare il Vangelo nelle città e non bastavano più quindi i monaci, che erano perfetti invece per un sistema di vita, quale quello feudale, che era andato avanti, insomma, per quasi 1000 anni nel corso della vita dell'Occidente. E quindi, per carità, la predicazione serve, ma la cosa più importante che sempre serve, che è diffusiva di grazia all'infuori di noi, è la vita santa. E questa possiamo portarla a chiunque, anche ai non credenti. Perché un non credente, se io uso carità nei suoi confronti, se lo tratto con rispetto, se lo tratto garbatamente e tutto il resto, se non gli manco, se non manco, non so, di giustizia nei suoi confronti e tante altre cose, lo vede, lo capisce, lo vede. Se sulle mie labbra c'è sempre il sorriso, se sono una persona solare, affabile, accogliente, ecco,
grandi virtù, tutte queste, ecco, che non sono virtù semplicemente umane, sono virtù molto soprannaturali e molto diffusive della grazia, perché dinanzi a questo linguaggio anche chi, come dire, odia la religione, odia il cristianesimo, ha le prevenzioni, è prevenuto, e beh, qualche cosa gli crolla, insomma, no? Qualche barriera deve per forza cadere. Ecco perché è così importante, specialmente in tempi come questi, no? Dove molti si sono per vari svariati motivi allontanati dalla fede, portare una testimonianza credibile in questo senso. Moltiplicare la grazia in questo modo. Bene, l'ultimo paragrafetto. Molto profondo, no? Ciò che deve fare la morte alla natura non può farlo anticipatamente l'anima unita alla grazia. Cosa fa la morte alla natura? La morte alla natura la fa morire. Quindi, se io muoio, la mia natura umana, cioè, o meglio, la mia persona umana integra non c'è più. Perché l'anima si separa dal corpo e il corpo va a finire alla corruzione, no? Quindi c'è una trasformazione profonda, insomma, no? La grazia, o meglio, l'anima unita alla grazia, perché questo non è un processo che la grazia può operare in noi automaticamente, anche se forse a qualcuno piacerebbe, ma così non è. Ma è un processo che si opera sinergicamente, quindi congiuntamente, l'anima lo fa in forza con l'aiuto e con il sostegno della grazia, cioè far morire anticipatamente per amore di Dio a tutto ciò che dovrà morire. È la cosiddetta, un tempo si chiamava la morte al mondo, la morte al peccato, la morte al diavolo. Noi sappiamo che un morto, cosa significa quando San Paolo dice così anche voi consideratevi morti al peccato ma viventi per Dio in Cristo Gesù? Che significa morto al peccato? Una persona che è morto non può fare niente. Se io sono morto al peccato vuol dire che il peccato non ha nessun potere su di me perché un morto non si muove, fa niente. D'accordo? Se io sono morto al mondo significa che gli idoli del mondo non hanno più nessuna attrattiva su di me. Non è che soltanto io devo fare, devo combatterli, cioè non devo, ma non c'ho altro a cui pensare, non mi attirano più. Ecco. Solo che perché questo accada, ed ecco qui poi una delle caratteristiche fondamentali che caratterizzano la vita nella divina volontà, nel regno del Fiat Supremo, perché questo accada, spiega Gesù, questa cosa può farla solamente chi fa continuo soggiorno con la mia grazia, cioè vive con Dio. Ecco l'importanza di curare la presenza di Dio, il rapporto con Lui, gli atti di amore, H24. Perché la nostra anima con qualcuno deve stare, se non si riempie di Dio, si riempie di mondo o di creature. Noi non possiamo, cioè, ecco questo, non possiamo stare da soli. Noi stiamo sempre in compagnia. Posso stare in compagnia, non so, della televisione, facciamo proprio gli esempi più sciocchi, di una creatura, lecita o illecita che sia questa compagnia. Posso stare in compagnia di idee, di chimere, di sogni, di idoli. Posso cercare le compagnie mondane, quindi vivermi la vita di mondo, quindi frequentare tutti i luoghi di mondo, non so, ritrovi, cinemi, teatri, stadi, che ne so, non so, sono night, non so che ci sta, pub, non so che ci stanno in giro tutte le cose attuali. Oppure posso starmene con Dio. E questo processo, diciamo così, di morte
anche al proprio ego, che è la cosa più difficile, la può fare appunto, Gesù dice, soltanto chi cura questa profondità della vita con Dio, no? Quindi la vita di grazia è necessaria curarla con una stretta e profonda relazionalità vissuta e scegliendo di viverla con Dio, perché tutto ciò che è caduco possa quanto prima morire. Gesù spiega che la conseguenza di questo, l'anima vivendo a Dio e morendo a tutto il resto, la natura, quindi la nostra natura che è corruttibile, che è umana e che è molto materiale, comincerà a sentirsi spiritualizzata, deificata ed incorruttibile. Privilegi che poi saranno ordinari nei corpi risorti, perché i corpi risorti saranno spiritualizzati, saranno deificati, saranno incorruttibili, come spiega Gesù. Oltre a questo, si avvertirà la partecipazione a quei beni. E quali sono questi beni? I privilegi della vita divina. Oltre a tutti i beni che parteciperà l'anima, sentendosi partecipe di tutti i privilegi della vita divina. Quindi attenzione, questo è un paragrafetto molto importante, perché questa esperienza, spiritualizzazione, deificazione, questo senso dell'incorruttibilità e anche questa partecipazione ai beni divini caratterizza la vita nella divina volontà. Ma attraverso questo paragrafetto comprendiamo che c'è un lavoro propedeutico, i primi volumi, i famosi primi volumi, come ci si prepara a vivere nel Fiat Supremo, cioè è un lavoro che hanno fatto, tra l'altro, tutti i candidati alla santità di ogni epoca della storia. Quindi, cooperando con la grazia santificante, io piano piano faccio piazza pulita. Mi distacco da tutto e da tutti. Attenzione a un distacco affettivo interiore. Non si fraintendano queste parole, specialmente da parte di chi vive nel mondo, di chi ha la famiglia, i figli. Quindi, si abbia sempre discernimento. Ecco, è un fatto profondo, è un fatto del cuore. Ecco. È un fatto del cuore che comporta anche dei tagli reali, no? Vivere questo, per esempio, quando si è in due, quando si è sposati, lì ci vuole sempre tanto discernimento, perché se si cammina insieme è tutto più facile. Se uno cammina e l'altro zoppica è un po' più complicato. Se uno cammina e l'altro sta fermo, è più complicata ancora. Se uno cammina secondo Dio, uno cammina secondo il mondo, è complicatissimo. Ecco, quindi, ecco, in quel caso bisogna sempre procedere con molta cautela e non prendere mai, non fare mai scelte azzardate. È molto importante chiedere consiglio prima di muoversi, quindi non, specialmente se non si ha chiaro un discernimento fatto su tante situazioni, no? In ogni caso, questo è un lavorio propedeutico necessario a ricevere il dono della volontà divina, che appunto poi renderà l'anima già da questa vita partecipe di tutti i privilegi della vita divina. E queste anime, ci ricorda Gesù, concludiamo, saranno tanto diverse dalle altre quanto distinto è il cielo dalla terra. Quelle che sono state capaci di morire a tutto ciò che è caduco per vivere con Dio solo.
Ave piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, tu sei la piena di grazia, colei che ha conosciuto perfettamente tutte le azioni e tutte le operazioni della grazia, e che in te ha trovato il campo più fecondo, il terreno più fertile che potesse trovare, quindi dispiegando tutte e in maniera per noi non immaginabili le sue divine potenzialità. Tu hai vissuto perfettamente questo stato, ecco, di anticipazione nell'essere, nel sentirti spiritualizzata, deificata, incorruttibile, partecipando di tanti di quei beni divini anche in questo mondo che non è dato alle nostre povere menti di sondare. Bene, aiuta tutti noi a cooperare fedelmente con l'azione della grazia partorita da Gesù per noi, ecco, nel parto dolorosissimo della morte di croce, perché attraverso le operazioni di essa si aprono le porte per quelle ancora più grandi che ella compie quando ci si introduce nel regno del Fiat Supremo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.